Salve a tutti, ci troviamo presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie a Lucera in occasione della veglia missionaria diocesana e incontriamo Don Vincenzo Onorato, responsabile dell'ufficio missionario diocesano per la diocesi di Lucera Troia. Don Vincenzo, un momento forte quello della veglia missionaria nell'ambito dell'ottobre missionario 2018. È un momento particolare per la nostra Chiesa diocesana. Ogni anno, ormai sono più di 20 anni, che durante il mese di ottobre, come comunità diocesana, ci raccogliamo attorno ad un momento di preghiera, una veglia appunto missionaria di preghiera, che facciamo ogni anno in una parrocchia diversa della diocesi, in modo particolare qui a Lucera. Vuole essere soprattutto un momento di preghiera. Quindi invitiamo tutta la comunità, tutte le comunità, tutti i fedeli, tutti coloro che in qualche modo si sentono coinvolti in questo annuncio, in questo mandato di Gesù. Gesù ha detto a tutti quanti: andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E senza preghiera non c'è missione. Don Vincenzo, come è stata strutturata la veglia missionaria? Sarà un momento di preghiera non molto lungo, pensiamo che durerà circa un'ora. Ci saranno dei canti, delle danze, canti in lingua, non tutti in italiano, anzi forse soltanto uno o due in italiano, perché vogliamo che abbia una dimensione multietnica, multiculturale, e quindi ci saranno canti in spagnolo, in portoghese, in tedesco, in francese, in inglese, perché si abbia un respiro della Chiesa del mondo intero. La messa verrà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, Vescovo della Diocesi di Lucera Troia. Vedo, Don Vincenzo, che non è l'unico a indossare una maglia arancione. È il colore del gruppo missionario di Lucera. Abbiamo questa maglietta che in qualche modo ci contraddistingue e che noi indossiamo nei momenti particolari, laddove o siamo protagonisti di qualche attività oppure abbiamo un impegno legato al gruppo missionario, al centro missionario diocesano, perché noi abbiamo un centro qui a Lucera, un centro con oggetti che parlano del mondo. E quindi invito anche Telecattolica, se crede, a farci una visita in questo centro che apparentemente sembrerebbe un negozio, perché ci sono tanti oggetti, ma in realtà non è un negozio, ma ogni oggetto parla di un posto diverso del mondo e noi attraverso questi oggetti facciamo informazione e facciamo formazione, educazione alla mondialità in pratica. E la diocesi di Lucera Troia ha un'importante missione. Abbiamo una missione in Brasile. Intanto possiamo dire che la nostra diocesi ha una grande sensibilità missionaria. Abbiamo una missione in Brasile da 50 anni. È iniziata con padre Antonio di Foggia, defunto ormai da 2 anni, e sta continuando con padre Elio De Luca. Siamo nel nord-est del Brasile, nello stato del Maranhão, e la parrocchia, il paese, si chiama Turilândia. Attualmente noi abbiamo lì 3 scuole, 3 grandi scuole, grandi perché sono luoghi di formazione e di educazione. Si parla molto di ragazzi a rischio, poi il Brasile ha questo problema della delinquenza, della violenza, per cui queste scuole fanno veramente tanto. Abbiamo queste scuole da 50 anni, c'è educazione e c'è anche nutrizione, perché la maggior parte degli alunni appartengono a famiglie disagiate, povere. Quando parliamo di famiglie povere, un po' per capirci, io intendo famiglie che hanno una casa di fango e di paglia, famiglie che non hanno elettricità, non hanno acqua potabile, che stentano a dare il nutrimento, almeno un pasto al giorno completo ai figli. Parliamo di questo tipo di povertà. Per non confonderci magari con la nostra situazione, dove anche noi qualche volta ci diciamo poveri, però abbiamo tanto. E cosa possono fare praticamente i credenti di Lucera per aiutare la diocesi in questa importante missione? La prima cosa è venire alla veglia questa sera, rispondere a questo invito, un momento di preghiera, perché questa sera noi faremo soltanto preghiera. È una veglia, quindi non è un rosario, non è un momento di adorazione, non è Santa Messa, è un momento di preghiera. Ci metteremo in ascolto dello Spirito Santo attraverso la preghiera di ciascuno di noi. E poi si può fare tanto, perché al di là del sostegno, ripeto, con la preghiera, possiamo anche sostenere economicamente questa missione.
Abbiamo circa 600 bambini, una parte di questi adottati a distanza. Non so se conoscete cosa significa adozione a distanza. Una famiglia, un singolo, una classe scolastica dà un contributo mensile, e questo contributo serve perché in questa scuola questo bambino possa essere iscritto, frequentare, ricevere il pasto giornaliero e crescere nei valori umani e cristiani. Apprendiamo con gioia che tanti lucerini, ci sono vari missionari lucerini, e in particolare questa sera durante la veglia interverrà una sorella missionaria. Noi siamo, dicevo, una diocesi ricca di missionari. Ne abbiamo ancora una sessantina sparsi nel mondo, tra cui c'è sorella Antonietta Ufiero, che questa sera darà la sua testimonianza. Lei vive da circa 5 anni in Camerun, nel nord del Camerun, a confine con il Senegal. È una zona pericolosa, di grande povertà, ma una zona anche molto pericolosa. I Boko Haram sono lì, in quella zona. Lo slogan dell'Ottobre Missionario è il Vangelo per i giovani. Perché? Perché soltanto chi è giovane è missionario. Essere missionario significa avere il coraggio di partire, di ricominciare da capo, di mettersi in gioco, di confrontarsi, di mettersi in discussione. E chi è vecchio tutto questo forse non lo fa. Quindi i giovani e la missione sono un legame inscindibile. Giovane significa anche uno che ha 90 anni. Padre Antonio di Foggia, mi piace citarlo per la seconda volta, a 85 anni lui ancora sognava, ancora progettava, ancora pensava di costruire una cappella, un'altra scuola, a 85 anni, quando in genere a quell'età ormai si pensa ad altro. Un cuore quindi giovane, missionario, a prescindere dall'età. Don Vincenzo, un'altra domanda: la veglia ha anche una forte valenza vocazionale? Sì, perché abbiamo bisogno di giovani che siano disposti a partire. Nel 2000 i missionari italiani nel mondo erano 25.000, preti e suore. Oggi sono 8.000 soltanto. Chiediamoci, fra un anno, fra 5 anni, fra 10 anni, quanti missionari italiani ci saranno ancora nel mondo? Eppure il mondo ha ancora bisogno di missione. C'è un mondo che ha bisogno del primo annuncio. Pensiamo ai paesi del sud del mondo. E poi c'è l'altro mondo, noi, Europa, dove abbiamo bisogno di un secondo annuncio. Abbiamo una cristianità che ormai si è un poco invecchiata, si è un poco logorata. Vincenzo, Santa Maria delle Grazie questa sera ospiterà la veglia missionaria. Perché proprio questa parrocchia? Noi ogni anno scegliamo una parrocchia di Lucera o anche di Troia, o qualche volta siamo andati anche nei comuni limitrofi, perché facciamo a turno. Quindi ogni anno chiediamo l'ospitalità ad una parrocchia, se ci ospita, e lì viviamo il nostro momento di preghiera. Sia lodato Gesù Cristo. Proviamo il segno di croce, ci vogliamo mettere in piedi, esce meglio. Si canta e si fa il gesto con la mano, va bene? Insieme con il vescovo, adottato. Prego.
Cristo regna. Giovani per il Vangelo e lo slogan per la giornata missionaria mondiale 2018. Il tema generale della giornata è infatti: insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti. Questo slogan si presta a una doppia lettura. Ha innanzitutto una forte valenza vocazionale. Abbiamo bisogno di giovani disposti a spendersi per l'annuncio e la testimonianza del Vangelo, a mettere in gioco la propria vita per la causa del Regno. In secondo luogo, ci richiama alla permanente freschezza dell'impegno missionario che deve caratterizzare tutti i credenti e le comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall'età anagrafica di ciascuno. Il missionario, la missionaria, ha il cuore sempre e comunque giovane. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Durante il canto si portano all'altare alcuni oggetti caratteristici della realtà giovanile. Il mappamondo, simbolo della vocazione alla mondialità. Lo zaino, simbolo dello spirito di avventura. Il tablet, che rappresenta la passione per la tecnologia. Il pallone, segno dell'amore per lo sport. La chitarra, che rappresenta l'amore per la musica. Thank you.
Dio Padre di Gesù Cristo e Padre dell'umanità, che ci chiami ad essere giovani per il Vangelo, aiutaci a camminare nella libertà e nella semplicità del cuore, affinché possiamo essere discepoli missionari della gioia che abbiamo scoperto nell'incontro con Gesù Cristo. Spirito Santo, tu sei il Signore che dà la vita, sei colui che ci apre al mistero di Dio amore. Donaci il tuo coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, la tua saggezza, affinché possiamo testimoniare il cuore nuovo che abbiamo ricevuto accogliendo il Vangelo. Gesù Cristo, tu ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza e il dolore e subito il male di cui siamo capaci, ma in obbedienza al Padre ci propone il Vangelo affinché la nostra vita respiri libertà, speranza, donazione. Aiutaci ad essere come te, l'amico fedele, che è capace di amare fino al dono della vita. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, perché i giovani prendano in mano la loro vita, mirino le cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutati a rispondere alla chiamata che tu rivolgi a ciascuno di loro per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il discepolo amato, siano anch'essi sotto la croce per accogliere tua madre, ricevendola in dono da te. Siano testimoni della tua resurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro, annunciando con gioia che tu sei il Signore. Cantiamola.
parola di Dio e insieme ad essa cinque candele che rappresentano i cinque continenti, tralcio di vite e il cesto contenente i cartoncini con i messaggi che vengono posti davanti all'altare. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia?
risposi, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Parola di Dio. È il momento della testimonianza. Siete mai stati in campo? Chi di voi è stato in campo? Nessuno. O c'è qualcuno che è stato in campo? Sorella Antonietta, vogliamo ascoltare la tua testimonianza. Dici qualcosa di questa esperienza forte che stai vivendo in questo paese dell'Africa, un paese tanto particolare da meritare questa sera la nostra attenzione. La
quasi tutti vanno a scuola, sono pochi quelli che vanno al pascolo e quindi è negata la realtà e il dovere di andare a scuola. Quindi i ragazzi ben presto la mattina si devono preparare, se c'è qualcosa da mangiare mangiano e poi partono per la scuola. E la distanza più vicina sono 4 chilometri dalla scuola, perché le scuole non sono nei quartieri, ma sono ben lontane. E quindi questo è, vanno a scuola, hanno dalle 7 fino alle 3 di pomeriggio, 3 alle 3 e mezza. E in tutto questo periodo di insegnamento, quindi di scuola, c'è solamente qualche piccola pausa, ma non è la pausa del pranzo, perché non si portano niente, se si portano qualche cosa così, tanto per assorbire la fame. E poi è che devono ritornare a casa, quindi rifare la stessa strada, però se al mattino c'è il fresco, nel pomeriggio c'è il sole che picchia fortemente. Questo perché solamente i primi mesi di scuola, quindi da settembre fino a dicembre, il tempo, la stagione è favorevole, ma invece dal mese di febbraio fino al mese di maggio, giugno, è la stagione calda, quindi il sole, ci sono più di 45-46 gradi e quindi immaginate la fatica. Tornato a casa c'è bisogno di andare a prendere l'acqua al pozzo. Il pozzo più vicino può essere di 1 chilometro, 2 chilometri, 3 chilometri, quindi andare a prendere l'acqua, e questa serve per mangiare, per lavarsi e per bere e tutto. Poi dopo il ragazzo deve studiare e quando inizia, perché deve mangiare, mangia qualcosa e poi deve studiare, e studia che già è buio, quindi devono studiare con la pila, con la torcia, lo dicono, e quindi già la fatica, perché non c'è l'elettricità, non c'è la luce. E tante volte uno dei ragazzi, una volta partecipando a un corso vocazionale, un incontro con i ragazzi, c'era un cielo che era illuminato dalla luce della luna. E il ragazzo mi ha chiesto: sorella, hai mai letto alla luce della luna? Ho detto no, perché si legge? Ha detto io studio. E questo mi ha fatto veramente tanto riflettere. Quindi sono ragazzi che si trovano in queste realtà di vita, e non è di qualche volta, ma è nella normalità, nell'ordinarietà. Quindi i giovani, anche dopo lo studio, non è che hanno tante possibilità di trovare un lavoro, e quindi c'è l'emigrazione, si cerca di andare in capitale, quindi al sud, per trovare da lavoro. Però non sempre si trova questo, vanno alla ricerca di un benessere, ma poi tante volte cadono perché sono fragili, si fanno attirare da tante cose, cadono nella droga, vanno a rubare e tante cose. E quindi ma la vita del villaggio quindi non è che offre solo questo, che cosa può offrire? Il ragazzo, nel villaggio non ci sono né discoteche né ritrovo, né luoghi di ritrovo, quindi i ragazzi la sera, dopo che hanno studiato, si fanno delle passeggiate lungo la strada principale, è tutto al buio, camminano al buio perché luce non c'è, di tanto in tanto accendono un po' la luce, la luce che hanno, la torcia, per vedere dove si trovano e incontrano qualcuno. E quindi il ragazzo, anche durante, prima di andare a scuola, è costretto di andare a lavorare, perché si deve procurare i soldi per pagare le tasse della scuola e anche i libri, i quaderni e tutto ciò che è necessario. La Chiesa ha un grande ruolo in questa tutta realtà, però la Chiesa vive di quello che anche gli altri vivono,
Proprio io posso parlare della parrocchia Gesù qui, che è a 10 km dalla Fondazione Betlemme, quindi anche dal villaggio dove noi siamo, ha dei locali messi a disposizione e tutto, però luce non c'è, c'è il rigeneratore, ma per far funzionare il rigeneratore c'è bisogno di tanta benzina, di gasolio, e i soldi sufficienti per pagare tutto questo non ce ne sono, però il parroco non risparmia a fare anche dei sacrifici, quindi delle volte anche raggiungere i ragazzi per vedere una partita a televisione, in televisione a vedere la partita di calcio e tutto. Quindi offre questo, poi anche dei ragazzi sono sostenuti nei loro studi e quindi oppure iniziare un'attività. E specialmente posso dire della Fondazione Betlemme, oltre a insegnare qualcosa, un lavoro, alla fine del corso offre anche del materiale per poter iniziare a lavorare in villaggio. E poi anche qui abbiamo la realtà di Ucran, che tanti giovani veramente hanno lasciano le loro famiglie per far parte di questa setta, di questi estremisti islamici, perché offrono tanti soldi e quindi il benessere secondo loro. E poi però ci sono anche tanti giovani che continuano a credere nella vita, continuano a credere nella giustizia, nella pace, nella fraternità. E quindi a voi giovani e anche a loro è stato, il Papa Benedetto ha rivolto a loro un messaggio che stasera lo voglio rivolgere anche a tutti i giovani che sono qui presenti, perché anche loro vivono le incertezze, vivono tante difficoltà, ma i sogni sono sempre nel loro cuore e li sentono forti a realizzarli. Allora il Papa si rivolge ai giovani dicendo: l'avvenire è nelle mani di chi sa trovare ragioni forti per vivere e sperare. Se lo volete, l'avvenire è nelle vostre mani, poiché i doni che il Signore ha elargito a ciascuno di voi, rafforzati dall'incontro con Cristo, possono portare una speranza autentica al mondo. E vi voglio lasciare, sento fortemente di lasciarvi una frase, la quale mi suona, mi sorprende sempre e mi riconduce all'essenzialità. L'amore, con la A maiuscola, non si ferma. Buonasera a tutti.
sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglio, e ogni traccio che porta frutto lo porta, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vita, voi i tracci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio e si secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Parola del Signore. Qualche celebrazione, senza proprio secca, a qualche
Il sacerdote ogni anno tocca la bocca e la mano del bambino appena battezzato, dell'adulto, appena battezzato, e dice è fatato, cioè apriti. Tutto l'impegno del cristiano consiste in fondo nella tenuta della propria intelligenza, della propria vita, del proprio cuore a questo Dio che viene nella nostra vita ogni giorno. Un'apertura che diventa condivisione con i nostri fratelli che come noi, fratelli e sorelle, hanno ricevuto questa parola, apriti, apriti. Perché noi abbiamo la drammatica possibilità, il dramma della vita dell'uomo, quella di chiuderci, la possibilità di chiuderci e di ermeticamente chiuderci a Dio e agli altri, oppure quella di aprirci a Dio e agli altri. In realtà ce ne sarebbe una terza possibilità, quella di aprirci con l'avidità dell'amaro, oppure con l'accuratezza del farmacista, almeno farmacista di una volta, che misurava le dosi dei medicinali in grammi e milligrammi. Ignazio di Loyola, grande santo, ci direbbe ci si accosti e ci si apra con grande liberalità, con grande magnanimità. In fondo questa parola che rende il cristiano, proprio perché cristiano, lo rende missionario, missionario nel suo ambiente, missionario nella sua casa, nel suo posto di lavoro, tra gli amici, e anche qualcuno missionario addirittura in terra lontana. Però io questa sera vorrei che insieme riflettessimo su un risvolto a cui non siamo molto abituati a riflettere e che pure il Concilio Vaticano II ci ha molto insegnato, molto insistito. Il cristiano pensa non solo in chiave personale, io mi devo aprire, la parola è rivolta a me, apriti, ma il cristiano pensa e vive come comunità di fede, di speranza e di carità. Questa parola, apriti, è rivolta ad ognuno di noi, certamente, ma è rivolta anche a noi come comunità cristiana, come comunità parrocchiale, le varie comunità parrocchiale, meglio ancora e ancora di più come comunità diocesana, che era nata dal Signore Gesù attorno al successore degli Apostoli, non si godono la chiusura di noi e voi, ma crescono come noi, come comunità, aprendosi alle dimensioni del mondo intero. In fondo la missione è questa qui, è una questione di mentalità, una questione di cuore, è una questione di cultura, cultura non nel senso di libri, ma di modo di vivere, di modo di scegliere, di modo di pensare. Vedete, si può essere molto egoisti anche andando in Antartide, ma si può essere missionari anche rimanendo qui all'oceano. Basta fare la volontà di Dio, il Signore che ci apre, se qualcuno si sente mandato, perché no, sia benedetto, è il frutto della fecondità di questa Chiesa. Questa Chiesa è feconda quando riesce ad accompagnare, a mandare, ad esprimere come Chiesa, come noi ecclesiale, come noi battesimale, la docilità al comando di Gesù è fatta. Apriti anche a Dio, il grande nemico dell'uomo è la paura di Dio.
Il grande nemico dell'uomo, il grande nemico di Dio, lo che nel diavolo che dobbiamo, è il visore, colui che include paura, divisione tra gli uomini e tra le donne, tra i battezzati all'interno della comunità cristiana. Una chiesa che cresce come chiesa, chiesa voluta dal Signore, è una chiesa per ciò stessa, missionata. Quando noi cresciamo nella fede, nella speranza e nella carità, quando noi ci apriamo, anche con la fatica, che l'apertura può richiedere, e allora quando questa comunità si scopre aperta, ariosa, allora impara il senso profondo della missione, che in fondo che cos'è se non la condivisione dei doni di Dio? E i doni di Dio, vedete, crescono non quando me li tengo per i fatti miei, ma quando li faccio trafficare, quando li metto in comune, quando li condivido con gli altri. Mi permettete, dopo la romeria, di vivere con voi un momento non previsto, non è previsto che è venuto ora, ho detto al parroco di preparare, è di condividere con voi la memoria del battesimo. Se mai possiamo ripetere il canto della riunione, vorrei passare per i banchi e spergere con acqua benedetta, ma non per fare un rito di esorcismo o di superstizione, bensì per invitare a quel gesto iniziale, fondale, originale, sorgito, è il battesimo, con la volontà di Dio che si manifesta in quel tocco delle labbra e delle orecchie. Apriti, apriti alla mia parola, apriti al mio amore, apriti ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, dovunque essi siano. E vi devo dire anche, mentre voi cantavate questi canti in lingua portoghese, eccetera, non sappiamo, io pensavo quante resistenze, mi scuserete, non voglio rompermi la festa, le pupparie della festa, pensavo a quante persone che vengono a casa nostra e trovano le porte. Proprio qualche mese fa ho dovuto constatare la telefonata di un'autorità pubblica, ma questi cristiani che si dicono tanto solidali, tanto aperti, tanto disponibili, tanto pronti a partire, a dare, a venire, e poi fanno trovare le porte chiuse. Lì dove arriva gente ne porterà anche del pericolo, sicuramente, come lo portiamo ciascuno. Perché ciascuno di noi può essere una variante impazzita dell'umanità, ma portano sicuramente la ricchezza di altre culture, di altre mentalità. E perché no? Perché no? Ci costringono quasi a criticare la nostra fede. Ma veniamo ancora al parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Io vorrei sottolineare con voi due passaggi. Intanto vorrei invitarvi a portare il libretto con voi. Come sempre faccio, a ritornare su tutte le letture, sui canti, per quelli che li capiscono ovviamente, che abbiamo stiamo creando, perché sempre è bene ritornare nel raccoglimento, nel silenzio delle nostre case, dei nostri appartamenti, eccetera. E però intanto vorrei sottolineare con voi due passaggi. Uno, io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Questa è un'affermazione di fede che Gesù fa. È l'annuncio del Vangelo. Vangelo significa bella notizia, bello annuncio. Allora dice Gesù, io vi annuncio di essere la vite, l'albero che dà sostanza a voi che siete tra.
Il padre mio è un agricoltore, il padre mio cura con sollecitudine, con attenzione, con premura, questa sua vigna, immagine agricola, ma dall'immagine agricola si va facilmente alla realtà, alla fine. Io sono una vera vita. Voi siete, il padre mio è l'agricoltore, voi siete i tralci. Vedete, queste parole si addicono per ciascuno di noi e ci danno tanta consolazione. Ma provate a pensare a queste parole quando si incontrano con delle persone poco amabili. Quando per esempio si incontra qualche barbone sotto le stazioni in aria. Quando si incontra qualche persona di colore. Quando si incontrano persone che la nostra sensibilità, pseudo sofisticata, ci impedisce di accogliere immediatamente, anzi ci fa entrare in un atteggiamento di difesa. Io sono la vera vita, il padre mio è l'agricoltore, voi siete i tralci. Questo vale per me, questo vale per i fratelli del Camerun, questo vale per i fratelli del Brasile, fratelli e sorelle. Questo vale per ogni cristiano, questo vale per ogni uomo, perché Gesù Cristo quando parla, non parla per un sì o un altro no. Quando noi a questa ascoltiamo, prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti. Gesù non è morto per un sì e un altro no. Le discriminazioni non fanno parte della sua mentalità, non fanno parte del cuore di Dio. D'altra, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Chi è questo voi? Questo voi siamo ciascuno di noi, siamo noi come comunità, ma questo voi sono anche i nostri fratelli di fede, sparsi nel mondo intero. Ci sono stati dei posti mondo dove ancora oggi, o almeno fino a ieri, è stato richiesto il sangue per testimoniare Gesù Cristo. Mai come il secolo scorso, però appena trascorso, passato, c'è stato un tempo di persecuzione a causa di Gesù e della fede e del Vangelo. Mai tanto sangue è stato versato nei sogni dell'umanità. Perché l'umanità non crolla? Con tutto il male, la cattiveria che c'è in giro e che noi ci dimentichiamo di noi stessi. Forse o senza forse, perché ci sono fratelli e sorelle nostre che testimoniano con fierezza, con coraggio e nello stesso tempo con lucidità l'amore di Dio per tutta quanta l'umanità. Come il Padre ha amato me, anche quel voi sono gli uomini e le donne del mondo intero. Vivere, concepire la vita, crescere nella vita con questa mentalità, oggi si deve mondiale, noi diciamo missionaria, significa aprirsi a una umanità più vera, più giusta, più autentica, più fraterna. Che lo Spirito Santo, bravo, ci dica e ci insegni e ci convinca la verità di queste cose. Che il Paraclito ci faccia ricordare da dove siamo nati, dal battesimo. Che il Paraclito ci aiuti a crescere in quel lavoro che ci è stato donato e che cresce solo se condivide. E si condivide. Thank you.
Per attualizzare la parola del Vangelo, ciascun partecipante, ciascuno di voi, si reca all'altare e raccoglie dal cesto un cartoncino. Durante l'azione liturgica si esegue il canto. Grazie.
missionari che nelle difficoltà e nelle sofferenze dei paesi in cui vivono ci annunciano la loro tenacia nel costruire cammini di pace e di fraternità. Ti lodiamo, Signore, perché il loro esempio è per noi un impegno a essere qui e ora costruttori del tuo regno. A nome della Chiesa vi manda, a nome di Gesù.
quotidiani, abituali, per essere testimoni di quella serenità e di quella gioia che è appunto il frutto della missione cristiana.
ritrarre il suo volto su di noi e gli doni la pace. Il Signore ricorda su di noi il suo volto e ci conceda di essere gioia e di essere giovani per il Vangelo, discepoli missionari della gioia che abbiamo scoperto e che ogni giorno scopriamo nell'incontro con Cristo Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Benediciamo il Signore. Siamo giunti al termine della veglia missionaria che ci ha uniti per pregare affinché i giovani si accostino al Vangelo, lo facciano proprio per essere segno visibile e tangibile di Gesù Cristo. Ringraziamo il nostro Vescovo Giuseppe per la sua presenza in mezzo a noi. Gli chiediamo di guidarci, di prenderci per mano affinché il nostro cammino sia sempre in amicizia di Gesù Cristo. Ringraziamo Don Ciro e la comunità parrocchiale di Santa Maria delle Grazie per la disponibilità e l'accoglienza. Grazie a tutti i sacerdoti presenti e a tutta l'Assemblea. Grazie al gruppo missionario e a Patrizia che hanno scelto di donare il loro tempo, e chi dona il proprio tempo dona se stesso. Grazie a chi ha la missione nel cuore e nel sangue e ci aiuta al valore della missionarietà. Grazie per Vincenzo. Il canto finale è un inno all'amore, all'amicizia, e invita a non dimenticare chi è vicino e chi è lontano, perché anche se è molto, molto lontano, noi saremo amigos para sempre.